Ehi, lo sai che con il link in descrizione trovi gadget di qualsiasi tipo, magliette, tazze, di tutto e di più a tema Marvel, quindi Spider-Man, Iron Man, ma ce n'è per tutti i gusti, trovi anche anime, serie TV e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione per fare il tuo acquisto. Ragazzi, quest'anno l'MCU è pronto a regalarci tante sorprese e la prossima sorpresa di grande impatto potrebbe arrivare questo mercoledì. Se avete visto Spider-Man No Way Home, avrete notato che nel finale, nell'ultima scena, si vede lo stesso identico luogo che notiamo all'interno della serie di Occhio di Falco. Parlo praticamente della pista di pattinaggio con quel grosso albero di Natale al centro. Ecco, quella scena potrebbe essere importante per creare un collegamento tra la serie e il film. Non credo che sia fatto a caso. E soprattutto i collegamenti possono essere molteplici. Partiamo dal finale dell'ultima puntata di Occhio di Falco, dove viene introdotto il personaggio di Kingpin, anzi reintrodotto perché in realtà già esisteva. Mentre all'interno di Spider-Man No Way Home abbiamo Daredevil. Quindi gli stessi personaggi della serie Netflix sono tornati. Ma dato che Spider-Man si trova anche da quelle parti, potrebbe anche essere che lo Spider-Man di Tom Holland possa in qualche modo centrare in questa storia di Kingpin, insomma, nel finale di Occhio di Falco. Secondo me, Kingpin nella prossima puntata di Occhio di Falco si mostrerà del tutto, ovviamente, e in qualche modo o viene mostrato anche Spider-Man, perché comunque Spider-Man nei fumetti, nei cartoni animati, Kingpin come nemico è abbastanza importante. Daredevil, ragazzi, nella serie TV era il suo nemico principale, quindi potrebbe tornare effettivamente anche lui. Insomma, un finale che porta a pensare a collegamenti e al ritorno di altri personaggi. Quindi io consiglio assolutamente di tenere gli occhi aperti sul finale di Occhio di Falco, che potrebbe essere molto interessante, forse uno dei finali più interessanti delle serie viste finora. L'ultima puntata di Occhio di Falco, inoltre, potrebbe durare quasi un'oretta, quindi insomma, non una durata leggera, 40 minuti classici come le altre puntate, come le altre serie, quindi potrebbe contenere insomma roba molto sostanziosa. Sono molto curioso di vedere quest'ultima puntata, potrebbe riservarci belle sorprese. Speriamo, ragazzi, speriamo, perché un bel finale di stagione. Qualche serie, cavolo, se lo merita. Loki ha già fatto il suo, ma Occhio di Falco potrebbe stupirci nuovamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, seguite su Twitch e tutti gli altri social che trovate in descrizione. Codice sconto JAXAD per avere la vostra maglietta a tema Spider-Man No Way Home, o d'Occhio di Falco in questo caso. Vedete un po' voi. Io vi saluto e ci vediamo mercoledì per scoprire questo finale insieme. Un saluto a tutti, ragazzi, e alla prossima.